for a result for Jordan here, but we think he's heading for his first loss. A pound in my pocket, Bob. Yeah, this is old-fashioned nobbins fight. Oh yeah. If ever, if they still exist. I mean, occasionally you get them in sporting clubs, but well, they used to be. I saw one in Sheffield last week. Good. Delighted to hear it. Oh, and both men swapping hard punches there. Well, Jordan's climbed straight onto him this time. He really knows he needs a big round. Punch on the break there. Yep. The first time really the Jim Prinnings had to speak to these two men. Sure, it's just one of those things that wasn't intentional. Oh, and again, lovely work from both fighters there. Picking up his roaring once again, Jordan steam forward. Well, he's doing everything right, Steve. He's piling it on. He's doing all he can to retrieve the fight. Maybe he will. Absolutely, who knows? I mean, it could conceivably be a draw. It could easily be a draw. Look at the crowd around the ring, so on their feet. Absolutely. Yes, the crowd on their feet here. And there, in fact, the Jordan supporters are on the left-hand side. And here we go again. In this corner again, and Till just lets him come on and picks his punches. Will it be enough? You can't fault Jordan for heart. This is tremendous stuff. To come through a fight like this, to be rocked and battered and with your nose bleeding from the first round, he must have been swallowing that blood for some time. But this is the just kind of fight, Bob, where for the rest of your life, people tap you on the back and say, I remember that night. And so unfortunately to you, I would think. Sorry? So unfortunately to you, I would think. Beat this tonight. Well, probably beat it this year. But these little fights don't get recognised, do they? Badly. No, it's a terrific fight. No praise is high enough. Look at them, they just will not fall. And the right hand that almost put Jordan on the floor kind of sums this fight up, though, doesn't it? It doesn't matter what you do to me, I'm still going to be there. Half a touch. That's right. Nothing will. Well, both men, isn't it? I mean, they've both taken some tremendous punches. I think we might be looking at the draw here, Bob. Either way, half a point either way, I'm not going to argue. This Morally, is it's a draw anyway, isn't it? Morals in boxing, Steve. Whoa, where's he going to go? Jordan. Stop for Jordan! Stop for Jordan! Well, he's gone for Jordan. Pound that hit the canvas, Bob, unfortunately. Peter Till threw his gun shield away in disgust at that. Yeah. Furious with that decision. I'm not surprised. That was such a hard, passionate fight. At best, I think we're going to give Jordan a share of that, Bob, but certainly not. Well, it's going to go on again now, isn't it? Mickey Duff calling them together. Well, and that can't have been considered a hometown verdict. Here we go then, Mike Goodall with the score. Ladies and gentlemen, I'm sure you'll agree with me, we're on a long way before you see a better fight than that. A big round of applause for both boxers. Ladies and gentlemen, the referee's scorecard reads Peter Till 58.5 points. Bench Park. Sabato 19 marzo dalle 21 solo su Telepiù. James Toney che ha incontrato questo Tim Littles che si presentava di 4 vittorie mentre e la quando il pubblico non si diverte cosa fa? Prende e se ne va. Bene, questo per quanto riguarda l'attualità dell'ultimo fine settimana, adesso lo spazio riservato a questo mio colloquio con Sandro Mazzini.
Bene, con Sandro Mazzinghi, anche in occasione della pubblicazione di un suo libro, che io vi faccio vedere, ecco, Pugni amari. Ecco, è una testimonianza della sua carriera, secondo me un po' troppo amara, poi ne parliamo con Sandro, che ho rivisto con piacere, lo trovo in ottima condizione, anche se i capelli, la chioma, non ne hai mai avuti tanti, quindi insomma, quindi è una testimonanza importante, e io tant'è vero che sarei felice che altri pugili, quelli naturalmente che hanno avuto una carriera che merita una documentazione, un ricordo, una storia, ecco, lo scrivessero anche loro o lo facessero scrivere comunque. Questo qui l'hai scritto in compagnia di Michelangelo Corazza e Mario Bracini, sono le tue verità. Sì, certo, sono tutte le mie verità. Infatti da questo libro si può prendere qualsiasi cosa, si può partire da qualsiasi genere. Ti trovo un pochino troppo arrabbiato nel libro. Io ho letto con interesse, ci trovo un po' di troppi risentimenti, ecco. Beh, sono risentimenti, sono quei risentimenti che giustamente io mi sono meritato e non me li hanno dati. E devo dire sul libro, il libro venne scritto apposta. Tu in sostanza ritieni di non aver avuto di ritorno quello che tu hai dato al pugilato, forse questa è la sintesi. Benissimo, lei ha detto proprio in secato. Io non ho avuto il riconoscimento che per quello che ho fatto, non ho avuto il riconoscimento. Ecco, in che termini potevi avere secondo te questo riconoscimento? In termini che senso? Non so, ecco, tu dici non mi hanno dato quello che mi meritavo, sì, durante la carriera o dopo? No, perché dopo credo di aver capito, no. Avevi chiesto un incarico alla federazione e la federazione non te lo ha dato. Bravo, a parte quello, anche quello, ma più che altro durante l'attività pugilistica ero sempre un po' minato da qualcuno, non avevo da parte giornalistica. Ma io credo invece che i giornalisti fossero nella maggior parte, guarda, io credo di averli conosciuti bene in quell'epoca e forse erano più per te che per Benvenuti, no, se vogliamo. No, dottore, non precipitiamo, se no si usa l'utile convenevole e non è giusto. Lasciamolo stare, quello lasciato stare. È un uomo che sa benissimo lei, poi è nato con lei, quindi lei sa meglio di me. No, nessuno è nato da me. Io chiaramente mi organizzavo a Roma e prevalentemente con Benvenuti, però hai combattuto più di una volta per me. Ma certo. Dei bellissimi incontri. Ma io combattevo sempre con lei perché tutto era in gamba e poi ci trovava sempre d'accordo. Io dovevo lavorare. Il mio disappunto, allora, visto che tu parli di disappunto, è quello di avere contribuito moltissimo ad alimentare la rivalità pugilistica tra te e Benvenuti. Sì. Facendo combattere Benvenuti a Roma e facendo combattere anche te in incontri importanti, Manca, Austin, Ortega. No, ma come c'era anche il fatto che magari come organizzazione lei giustamente doveva a un certo punto anche guadagnare, cercare di guadagnare qualche soldo. Si vede, con me si faceva l'incassi anche con Benvenuti. La cosa che il mio disappunto è che poi non sono riuscito ad organizzare invece la sfida tra voi due, l'ha organizzata Strumolo, sì, ecco, perché si vede era comandato dall'alto Strumolo, ha dovuto farlo in tutte le maniere. Ecco, tu nel libro dici una cosa importante, tu dici, insomma, mi hanno fatto combattere con Benvenuti e io non ero pronto. E mi vuoi spiegare perché e come? Perché secondo me tu non eri obbligato, Benvenuti non era lo sfidante ufficiale. No. Ora si viene a dire queste cose, ma noi eravamo stati oggetto della federazione. I corridori hanno un grosso vantaggio. Ma la federazione non aveva il potere, secondo me, di obbligarti. Allora come fa a non avere poi il potere se poi mi toglie anche titoli a tavolino la federazione italiana? No, ti hanno tolto il titolo, non la federazione italiana. No, la federazione internazionale ti ha tolto il titolo dopo l'incontro con Little. La federazione italiana mi ha tolto il titolo a me, perché a me mi è arrivata una lettera 5 giorni dopo il match, quello con Little. Con Little mi è arrivata una lettera dove diceva che ero stato decaduto dalla federazione. E allora c'era Piero Pini, l'incaricato segretario. Io dalla federazione mondiale, che è la VBA americana, non ho mai avuto niente. C'era un giro di parole, un giro di affari sul mio conto, di roba di federazione. Noi ci capiamo perché conosciamo i fatti. Ma lei li conosce molto meglio anche di me. No, però i nostri amici che ci seguono non sono ovviamente tanto al corrente. Io vorrei chiarire un aspetto. Io ritengo che tu non fossi obbligato ad incontrare Benvenuti, che viceversa l'organizzatore Strumolo avesse un interesse a fare un incontro che era chiaramente chiesto dal pubblico, perché le grandi rivalità, se non sfociano in un incontro, non servono. No, non era richiesta. Il pubblico ha sempre detto, questi due uomini, siccome io ero di una categoria diversa anche dalla sua, io devo prendere la mia
la mia via, lui la sua. Chi è che fa fare di venire? Beh, insomma, secondo me le rivalità sono belle, perché c'è un confronto. Ma io non dico, dottore, di saremo ancora qui a domandare. Non dico di non fare il combattimento Mazzinghi Benvenuti. Datemi il tempo di visitarmi, di guarire. E poi si faceva come succedeva senza parole, senza l'impicci né niente. Invece no. Dal libro viene fuori. Che tu hai fatto l'incontro troppo vicino all'incidente che costava la vita a tua moglie. Guardi, però era passato un anno e mezzo. Dottore, era passato circa un anno e mezzo. Che noi 2 febbraio, 18 giugno dell'anno dopo. Non ho avuto. E hai fatto 10 incontri in quel periodo. Ho fatto 2 titoli mondiali. Però se non prendo i calzotti, perché mi prendo un calzotto, potevo andare anche in terra. E lo dimostra il fatto quando feci con Manca, difesi con Manca, che mi diede un colpo. Incontro che ho organizzato. Bravo, lei sì. Una spinta più che altro, perché all'ultima ripresa le forze ormai erano già esaurite. Tu mi dicevi che se quel colpo l'avessi preso nelle prime riprese potevi andare in potevo andare in knockout, senz'altro io ero knockout, perché con la frattura bastava che vedessi un colpo, io andavo in terra. Sandro, lasciamo stare adesso la Marizia. Come stai adesso? Stai bene? Benissimo, sì, abbastanza. Hai 2 figli? Sì. Cosa fanno? Beh, uno mi fa l'ottico e l'altro guarderemo di sistemarlo in qualche altra maniera, oppure farà l'ottico con il fratello. Sono ancora in base di sperimentazione, studiano. E pugilato di oggi, che impressione hai? C'è qualche pugile che ti piace? Poca roba. Non vedo imitazioni, non vedo. Non ci sono più Mazzini? No, quello penso di no. Ma anche Benvenuti spariscano. Non ci sono né i Benvenuti né i Mazzini, purtroppo. Ci dobbiamo accontentare di quello che passa il convegno. Bravo. Circa 4 minuti. Ah, grazie comunque e auguri. Grazie a lei. Sta per scollinare sul Gran Premio della Montagna di Tortoreto. Io ho insistito parecchie volte perché Mazzinghi mi desse del tuo, lui ha continuato a chiamarmi dottore come ai tempi in cui organizzavo. Può darsi che questo discorso non sia comprensibile da tutti coloro che magari troppo tardi per portare Mario Cipollini al traguardo, anche perché su una salita così difficile i velocisti non riescono a tenere. E andiamo a sentire i velocisti, il gruppettino che insegue da dietro. Siamo con Pelliconi, Giovanni Lombardi. Vedete, Pelliconi rifiuta una spinta, potrebbe essere penalizzato, ma è anche un gesto davvero sportivo, non vuole assolutamente farsi aiutare. Torniamo sui primi 4, sono, lo ricordiamo, Sørensen, Chiesa, Breukink e Filippo Casagrande. Ormai si giocano la volata. Questi fuggitivi, Gelfi non ce l'ha fatta rientrare nonostante avesse solo 20 secondi di ritardo e sia un buon passista. Mario Chiesa prova a sorprendere tutti, lui è decisamente battuto dagli altri 3 nello sprint puro, per cui cerca di anticiparli con un'azione detta da finisher dai tecnici del ciclismo. Vediamo se ci riuscirà, ma lo marcano stretto, non ci riesce. Rolf Sørensen che parte per la volata, cede di schianto Mario Chiesa. Rolf Sørensen dovrebbe essere il più veloce, Filippo Casagrande è pressoché sconosciuto perché arriva dal mondo dei dilettanti, ed è Filippo Casagrande che brucia Rolf Sørensen, ha addirittura tempo di farsi il segno della croce. Una grande vittoria per Filippo Casagrande, la prima in assoluto da professionista per questo 21enne, il più giovane del Giro d'Italia. Oltre che dei fratelli Casagrande, Gelfi arriva a una trentina di secondi, poi arriva Svorada che regola l'altro gruppettino dei superstiti a 1,6. Lacrime di commozione per la prima vittoria in assoluto per questo giovanissimo protagonista del Giro d'Italia, Filippo Casagrande. Incredibile per lui, non ci crede, singhiozza, un incredibile successo. Tutti hanno potuto seguire da 2 schermi giganti piazzati nei 2 angoli del Pala Evangelisti. Bene, è tutto pronto, viene sgombrato il ring, si alza alto l'urlo di incitamento a Gianfranco Rosi da parte del